La prima domanda che le faccio è relativa alle trattative politiche. Quanti Machiavelli vede in giro lei in questo momento? E le mostro un titolo su tutti. Stamattina Repubblica apre con Conte nelle mani di Renzi. È così? Conte nelle mani di Renzi? A leggere i giornali sembra di sì. Io devo dire che sono un po' sconcertata da tutto questo. Siamo abituati a pensare che in politica non valgano gli stessi valori, per esempio la coerenza, che invece nella vita normale, quotidiana, sono importanti. Siamo abituati a pensare che il compromesso sia la regola, va bene, però io credo che anche in politica ci sia un limite a quella che possiamo chiamare la normale decenza. E quindi io penso che in questi giorni il limite sia stato superato. Tra l'altro posso dire una da cosa chi che... Da chi in particolare, professoressa? Ma da molti. Le trattative ammantate di una retorica dell'Europa che noi dobbiamo in questo momento sostenere da parte di persone che dall'Europa, non decine di anni fa, ma magari una decina di mesi fa, volevano uscire, volevano portarci fuori, beh, uno direbbe, guardate, sono stato come sulla via di Damasco, sono stato folgorato, ho capito che non è che quell'Europa che magari nel 2011 ci ha chiesto di fare dei sacrifici, perché allora la crisi era una crisi finanziaria e quindi si trattava di adottare le misure adatte a una crisi finanziaria, che non sono certo quelle di aumentare il debito. Non è che quell'Europa, quella Merkel, quella Ursula che era ministro del lavoro quando anch'io lo ero, non è che allora fossero cattivi e oggi sono diventati improvvisamente buoni. Cioè loro sempre Europa erano, quindi sei tu che hai cambiato idea, dice la professoressa Fornero. Sì, molto, le chiedo molto. Una cosa però, siccome lei fa accenno...